Delegato di Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., Giuseppe Bortolussi, a Monfalcone per un interessante convegno sui settori che riguardano principalmente l'interporto pordenonese. Della verità, questo è un convegno che riguarda tutta la regione. Finalmente si parla di porti e della interportualità di terra, perché sostanzialmente sono due mondi che spesso non dialogano. Oggi abbiamo una grande opportunità creata dal Propel, che è un'associazione proprio nata in America che riguarda la comunicazione per far migliorare i trasporti proprio via marittima, ma anche via terra. Ecco, e poi ci può dire in sintesi così quale futuro per l'interporto pordenonese, anche alla luce del fatto che c'è questo, c'è il nostro, ma c'è anche appunto l'interporto di Cervegnano. Qual è il futuro che si frappone davanti all'interporto di Pordenone? Allora, diciamo questo, che il Friuli Venezia Giulia ha, oltre che ai tre porti, Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, ha quattro interporti, due di confine, Fernetti, che adesso è diventato interporto di Trieste, e Gorizia, lo stag di Gorizia. E poi c'è Cervignano, che è stato creato un nodo ferroviario importante, e Pordenone. Pordenone ha una logica tutta sua legata fortemente al polo industriale Friul Veneto, diciamo così, che oggi richiede più che mai una struttura efficiente che permette, e noi su questo ci siamo impegnati e su questo naturalmente daremo conto fra poco, di un importante nodo ferroviario che andrà non a sostituire ma a mettersi in competizione con il mondo della gomma. Insomma, si prospetta un brillante futuro per Ma io l'interporto dico di sì, cittadino. e soprattutto se tutto il sistema, fra l'altro, dialoga, perché non basta solo l'interporto di Pordenone, ci vuole proprio la piattaforma del Friuli Venezia Giulia perché sia così garante di una risposta di servizi che manca da anni, soprattutto per i mercati del nord Europa e dell'est Europa.